The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Antonella Clerici, bella come il sole, ma veramente bella come il sole, non soltanto con un programma seguitissimo, uno dei più seguiti tra l'altro, dove ormai sa tutto della cucina, dei segreti più riconditi, quasi tutto, ok. Ma adesso invece come trasmissione che aiuterà la ricerca. Vuoi parlarcene? È molto importante, io sono da tanti anni testimonial dell'AIR che mi impegno attraverso la prova del cuoco, le trasmissioni che ho in onda, a raccogliere fondi. Perché è molto importante, i fondi servono per la ricerca serve per gli studi e serve per la prevenzione. Quest'anno sono proprio andata negli istituti di ricerca dove i ricercatori operano, proprio sono lì a studiare, a lavorare, per rendermi conto di come sono spesi i nostri soldi e devo dire sono stati spesi molto bene. Quindi per me è importante chiedere quando so dove vanno a finire i nostri soldi, perché rappresento l'azienda pubblica e poi anche per me stessa. E devo dire che anche poco, ma vale sempre la pena di fare un'offerta, perché purtroppo un problema che riguarda noi tutti è prevenire sempre meglio che curare. Allora possiamo dire ai nostri spettatori che le offerte possono essere fatte su? Allora con il 45503, che è un numero di telefono ormai diventato celeberrimo, attraverso gli sms o attraverso le carte di credito con una donazione. L'ultima domanda è invece sulla tua trasmissione. Ormai tu sai tutto veramente della cucina, hai una passione o un hobby o che cosa? È una passione, perché non sono una grandissima cuoca, però ho una grande passione per il cibo e poi dopo 14 edizioni qualcosa come di cui mi è rimasto attaccato e ho imparato anche a cucinare. Anche tua figlia è una gourmet? No, è una golosa. Ah, è una gourmand. Come me tende un po' ad ingrassare. Tutti gli auguri del mondo per questa, per la tua trasmissione e soprattutto per la ricerca. Grazie, grazie molto. La presidente della RAI, questa invece è la sala di Viale Mazzini dove stiamo aspettando la conferenza stampa per l'AIRC. Dal 4 al 10 novembre partecipa anche tu ai giorni della ricerca. Per informarti sui progressi raggiunti nella lotta al cancro e per sostenere il lavoro dei ricercatori. Tutti insieme possiamo mettere il cancro all'angolo. È un appuntamento importante a cui crediamo molto e alcuni aspetti sono secondo me particolari su cui appunto riflettere. Il fatto che durante questa settimana ci sarà l'occasione di dar voce ai giovani ricercatori, noi qua ne abbiamo alcune in rappresentanza, è importante consentire loro di poter raccontare cosa stanno facendo, i successi e anche magari i momenti difficili che stanno incontrando e nello stesso tempo dare durante questa settimana voce invece a chi ha affrontato momenti così difficili come sono quelli collegati con la malattia, questa terribile malattia che forse quest'anno, adesso, in questi anni noi conosciamo meglio rispetto a qualche anno fa, ma che comunque continua ad essere una malattia devastante e una malattia soprattutto molto diffusa. Se è vero, veramente è preoccupante ancora, e cioè che nel nostro paese ogni giorno vengono diagnosticati 1000 nuovi casi di tumore. Questo ci dice come è importante essere vicino ai ricercatori e sostenere la ricerca. Tra l'altro ho visto che grazie anche, non solo, ai ricercatori dell'AIRC, oggi è possibile leggere in un modo nuovo il DNA e questo ci consente di essere più precisi e nelle diagnosi, di velocizzarle, di renderle più immediate, di individuare quindi con tempestività la terapia migliore. Ecco la compilazione di un dizionario del cancro come una felice intuizione, diciamo, che hanno avuto all'interno dell'AIRC, perché questa rappresenterà un'importante sfida vinta e effettivamente una speranza di vita migliore per tanti ammalati. Questa è una cosa molto importante, perché tutti noi che abbiamo contribuito possiamo sapere quali ricerche sono state sostenute, quali sono stati i risultati conseguiti, e questo alimenta la fiducia.
perché la raccolta dei fondi si basa sulla fiducia che si ha nell'associazione che si rivolge a noi per avere un sostegno. E questo quindi credo che sia una cosa molto positiva che voi da sempre, mi ricordo nei colloqui che abbiamo avuto, fate. L'altro aspetto che pure viene un po' sottovalutato è che la ricerca, anche se non dà risultati, apparentemente risultati immediati, la ricerca non è solo una fonte vitale per, nel caso della ricerca, diciamo nel campo della medicina, per la nostra vita, ma è anche fonte di sviluppo economico, perché la ricerca dà occupazione, la ricerca ha nel tempo un enorme effetto di sviluppo e anche su questo un paese come il nostro, che ha tanto bisogno di crescere, ha tanto bisogno di ricerca. Piero Sierra, presidente dell'AERC. Grazie Presidente. AERC è molto orgogliosa di tornare in AERC in occasione dei giorni della ricerca. Questo appuntamento annuale che ci permette attraverso la vetrina, la straordinaria vetrina del servizio pubblico, di informare puntualmente i nostri sostenitori sui progressi della ricerca sul cancro e di coinvolgerle per finanziare il percorso di formazione e di crescita dei nostri ricercatori. Siamo a Viale Mazzini e si è parlato della ricerca sul cancro, perché tutta la settimana prossima vedrà impegnate tutte le forze della RAI in una staffetta continua per la ricerca sul cancro dal 4 novembre al 10 novembre. Con noi c'è il professor Pierpaolo Di Fiore, ricercatore scienziato, ma comunica talmente bene che il direttore generale Gubitosi gli ha detto di non preoccuparsi, che è un lavoro assicurato. Professore, per i nostri spettatori, vuole raccontare in due minuti quello che ci ha detto e ci ha lasciati veramente senza parole? Ma essenzialmente è molto importante in questo momento fare un bilancio di quelli che sono stati gli ultimi 20 anni della ricerca sul cancro. Molto è stato fatto, molto è stato curato, molto può essere guarito. Dobbiamo però costantemente porci il problema di quello che non è ancora stato fatto, perché il cancro è una vera e propria emergenza. Più o meno una persona su due, nelle donne una su tre, svilupperà un cancro nel corso della sua vita, e quindi noi non possiamo pensare che è un problema che riguarda gli altri, è un problema che riguarda noi. È un problema difficile, è un problema sul quale la ricerca continua ad investire ogni anno, a scoprire cose sempre più importanti che migliorano la nostra capacità di fare terapia. Ogni anno permette di erodere a questo numero enorme di persone che si ammalano e che di fatto muoiono di tumore, una piccola percentuale che va a sommarsi invece al numero di persone che sono state salvate da questa malattia terribile. Professore, una buona vita, nel senso di una vita regolata, senza fumo, aiuterebbe? Beh, ci sono proprio dei cardini specifici. Sicuramente non fumare, molto più importante non iniziare a fumare. Dobbiamo lavorare nelle scuole, dobbiamo lavorare con i nostri ragazzi a questo riguardo. Mantenere il peso corporeo e avere un modesto livello di esercizio fisico giornaliero, una dieta ricca in fibre, in verdure, povera in carne rossa soprattutto e in zuccheri raffinati. Quali sono e assolutamente raffinati? Evitare l'esposizione ai raggi del sole, l'incidenza di melanoma è in continuo aumento. Gli zuccheri raffinati, tanto per ricordarlo velocemente? Ma più o meno diciamo qualsiasi tipo di zucchero che non è uno zucchero grezzo, quindi anche lo zucchero da tavola è uno zucchero raffinato. Quindi anche i cioccolatini che saranno diciamo, i vostri testimonial? Questo non, in maniera moderata è possibile consumare qualsiasi cibo, questo ha a che fare con il mantenimento globale del peso corporeo, ovviamente una dieta molto ricca in carboidrati è una dieta che difficilmente è compatibile con il mantenimento del peso forma. Grazie professore e tutti, veramente tutti gli auguri del mondo per sconfiggere, debellare e annullare il cancro. Bellissima come sempre, Lidia Zariti non ha bisogno di presentazioni, madrina storica dell'AERC, della ricerca sul cancro, e
che oggi ho assistito al lancio di questa settimana, una settimana completamente dedicata dalla televisione italiana, dalla radio e dalla televisione, alla ricerca contro il cancro. Allora, che cosa ci dici? Che cosa vi dico? Vi dico quello che ho sentito in questa conferenza stampa. I due messaggi fondamentali sono che molto si è fatto, molti risultati sono stati raggiunti, molti tumori sono oggi curabili, si parla di percentuali, se la diagnosi è precoce, se la diagnosi viene fatta in tempo, di oltre il 90% delle guarigioni, per cui la strada è tanta, però c'è ancora molto da fare perché soprattutto il tumore continua ad essere estremamente diffuso. Per cui non bisogna abbassare la guardia, questo è il messaggio principale. Abbiamo fatto tanto, ma tutti insieme, ognuno il proprio contributo, ognuno con quello che può fare, ognuno con quello che sa e quello che può, deve contribuire a questa lotta per cercare di veramente eliminare definitivamente i tumori. Grazie Livia. Eyes watch girls walk with tender loving care. It's keeping track of the path, watching them, watching back, that makes the world go round.